Ciao a tutti, sono Mazzetes e come potete vedere oggi vi farò vedere l'inizio invece di un altro gioco che si chiama Flare, di cui sto utilizzando la versione alfa 0.16. Inizierò una nuova partita. Subito fa scegliere il tipo di personaggio. Vediamo un po'. Questo mi sembra un Gesù Cristo. Prenderò. Ci sono tante immagini però. Ma scegliamo questo, va? Come nome facciamo YouTube. E c'è anche l'opzione morte definitiva, cioè la prima volta che si muore finisce il gioco. Però non lo farò, perché sono un nabbo e non sono abbastanza forte in questo gioco per riuscire a resistere subito. Ok, allora iniziamo non avendo praticamente niente né nell'inventario né come abilità né come poteri. Abbiamo però la possibilità di tirare, di portare, aumentare di un livello una di queste caratteristiche qua. Allora, fisico ci serve per le armi da mischia. Offensivo ci serve per le armi da distanza, difensivo invece serve per ripristinare i punti di vita e per poter utilizzare le armature più forti, e magico invece per utilizzare le magie. Io inizierò aumentando l'offensivo perché ho notato che è quello da potenziare di più all'inizio perché è molto comodo. Adesso vi farò vedere in effetti. Ho impostato come pulsante destro quello per tirare con l'arma da distanza, insomma, mentre quella col clic sinistro è tirare un pugno, non avendo adesso alcuna arma. Qua possiamo vedere ci sono vari personaggi che ci possono vendere vari oggetti. E questo qua in particolare ci darà una missione. Solo che ora come ora. No, perché mi indicherà. Boh. Ah, posso sbloccare dei poteri in più. Credo che sbloccherò questo. Che è l'unico che per ora posso utilizzare. Comunque avrò bisogno di un po' di soldi. Vediamo nell'inventario. Ecco, qua credo per un errore delle traduzioni vengono indicati come goblin i soldi. In realtà i goblin naturalmente sono i nemici comunque che troviamo. Ecco, adesso appena usciti dalla zona iniziale ci troveremo a dover fronteggiare alcuni nemici che man mano che ci allontaneremo saranno sempre più forti e più difficili da sconfiggere. Ecco qua all'inizio abbiamo dei goblin di basso livello che sono abbastanza facili da sconfiggere. La vita si rigenera automaticamente, adesso abbiamo poca vita, ma man mano che aumenteremo le nostre caratteristiche. E la nostra vita sarà più alta. Aspetto che recuperi un po' di vita.
E poi andiamo di nuovo in cerca di guai. Ma qui non si trova nessuno. Bisogna fare attenzione a non attirare troppi nemici troppo forti. Insieme. In modo da non rischiare di venire fregati. Ogni nemico che si uccide dà dei punti esperienza in base al suo livello. Un punto esperienza ogni livello. Per il livello che ha, insomma. Questo qua era un livello 2 e ci ha dato 2. Questo è un livello 1 e ci darà un solo punto. In effetti adesso siamo a 5 punti esperienza. Quando arriviamo al massimo della barra aumentiamo di un livello e quindi possiamo aumentare la caratteristica di uno. Ora come ora non ci stanno dando oggetti. E questo non mi piace perché avremo bisogno di soldi. Soprattutto adesso. Ci sono solo rocce. Qua rischio di allontanarmi troppo e di trovare nemici più forti. Quindi credo che tornerò in qua. Ah, ecco. Ah, ecco, vedete, questo mi ha dato un'armatura. Metterò. Ah, non posso utilizzarla perché è richiesto il potere difensivo di livello 2. E io solo livello 1. Come potete vedere, ecco, questo goblin qua ha utilizzato un potere che in pratica toglie la vita più rapidamente. Tutte le volte che si muore si perde la metà dell'oro e si ricomincia dall'ultima zona dove è stata caricata la mappa. Mi pare di ricordare che ci fossero dei soldi in quella direzione. I soldi spesso si trovano nelle scatole. E qui c'è un piccolo accampamento, forse ci sono delle scatole o forse no. Forse ricordavo male. Sì, ricordavo male perché... Qui rischio di morire, ho la vita molto molto bassa, ho già 19 punti esperienza. Più avanti quando avremo dei soldi potremo utilizzare delle pozioni per recuperare la vita, però ora come ora non avendo soldi non possiamo utilizzare pozioni e quindi bisogna aspettare che si rigeneri manualmente. Può essere molto comoda la tattica di attirare nemici uno per volta in modo da... non dover rischiare troppo. Quando si muore per fortuna si perdono solo soldi e non si perdono gli oggetti che si hanno, a differenza di altri giochi. Quindi beh, è un po' una scocciatura quando si muore perché si dimezzano i soldi, però comunque beh, è sempre meglio che non morire del tutto, cioè è più facile che non morendo del tutto. Sì, ok, ho sprecato dei pugni all'aria. Benissimo, ecco, mi ha dato proprio l'oggetto che cercavo, c'è la fionda. La fionda è un oggetto da mano secondaria che richiede il potere offensivo numero livello 2. E con questo si può attaccare a distanza, il che è una gran comodità. Perché vedete, senza neanche che loro riescano a raggiungerci, possiamo stenderli.
È per questo che ritengo che il potere offensivo sia il primo da potenziare. Perché quando si è ancora deboli così e non si hanno dei poteri, si può comunque sfruttare la distanza, che è una gran comodità. Devo dire che ho sperimentato che è davvero... E in molti casi è fondamentale, perché nella mischia, soprattutto contro molti nemici, è complesso. Invece avendo un'arma da distanza... si rivela comunque più facile. Ecco appunto, ho proprio detto più facile. Vabbè, comunque non sono stato tanto dietro la vita. Avevo tanto oro? 14. Vabbè, non è tantissimo 14. In realtà andiamo a vedere se si può comprare qualcosa con una cifra del genere, però credo di no. Beh, avrei già potuto comprarmi un'arma, però... sono comunque... sia da questo venditore qua che da quest'altro venditore qua gli oggetti non sono un granché. Sono degli oggetti abbastanza scarsi, mentre questo qua ha sempre degli oggetti migliori. Queste armi non posso comprarle, però ha un arco corto e... no, però non mi interessa quell'arco corto perché... è deformato, ciò vuol dire che non... ha dei malus, insomma. Questo qua è una warp zone. Ciò vuol dire che mette in collegamento con altri posti. Qua adesso non abbiamo sbloccato nessun'altra warp zone, però più avanti nel gioco è comodo per teletrasportarsi in altri posti. Comunque, per il primo video di... vi dico ancora che... questa è una cassa dove si possono lasciare degli oggetti ed è molto comoda. Tra l'altro sto notando adesso che ci sono gli oggetti anche degli altri giochi, cioè se ci sono altre partite si conservano gli oggetti. Questi sono oggetti che ho inserito qua nell'altra partita. E per questo video è tutto. Ciao ragazzi!